Ombra, vedi questo ghiacciaio? Quale? Quel poco che è rimasto? Infatti, si è ritirato per effetto dell'aumento delle temperature. Una delle principali cause dell'aumento delle temperature è l'emissione di gas climalteranti. Vuoi dire che il cambiamento climatico indotto dall'uomo rischia di alterare per sempre l'equilibrio ecologico della Terra? Esatto, Ambra. Fenomeni atmosferici estremi saranno sempre più intensi. Ed è da questi eventi che si coglie la gravità di una crisi climatica che riguarda tutti. Il modello di sviluppo basato sul consumo di combustibili fossili contribuisce sempre più ad aumentare i gas che provocano il cosiddetto effetto serra nell'atmosfera, innescando quello che ormai è noto come cambiamento climatico. Il risultato è un aumento della temperatura in tutto il pianeta. Lo squilibrio degli ecosistemi che ne deriva impone la necessità di rivedere in maniera radicale i comportamenti della nostra società. Per evitare l'innalzamento della temperatura terrestre globale occorre ridurre le emissioni e le concentrazioni in atmosfera di gas serra, attuando politiche di decarbonizzazione, passando dall'utilizzo di energie fossili a quelle rinnovabili. Ma cosa si intende esattamente con mitigazione e adattamento? Mitigare significa trovare delle soluzioni che siano in grado di attenuare i cambiamenti climatici. Adattamento invece vuol dire contrastare gli effetti dei cambiamenti ormai in atto, adattandosi e difendendosi da quello che lo stesso uomo ha generato. A questo proposito, Ambra, seguimi. Ti porterò alla scoperta di un centro di ricerca multidisciplinare per il clima, dove viene presa in analisi la situazione del nostro paese. Raccogliere dati climatici, sia a livello mondiale sia locale, è il primo indispensabile passo per conoscere lo stato del cambiamento climatico in atto e futuro, per poi integrare tali conoscenze nelle valutazioni ambientali. Per raggiungere emissioni di CO2 nette zero nel 2050, secondo gli accordi di Parigi, è necessario compensare le emissioni dovute alle attività umane con pratiche che assorbono anidride carbonica. Ad esempio, la vegetazione all'interno della biosfera assorbe gran parte della CO2 emessa da combustione di fonti fossili e quindi è fondamentale preservare le foreste e concentrarsi sulla rigenerazione di quello che già esiste, evitando l'incremento di nuove costruzioni. Le valutazioni ambientali devono tenere conto di questo aspetto al momento dell'attuazione di piani, programmi e progetti. Esempi pratici per l'adattamento ai cambiamenti climatici nelle città sono la realizzazione di foreste urbane, pareti e tetti verdi, pavimenti permeabili e riflettenti a basso assorbimento di calore, ecotunnel, piazze d'acqua e sistemi di raccolta delle acque meteoriche, al fine di evitare allagamenti dopo le piogge torrenziali. Ridurre le pressioni che causano l'intensificarsi dei cambiamenti climatici in atto è un problema di dimensione globale, ma come hai visto, Ambra, ogni comunità e le sue amministrazioni possono prepararsi a fronteggiare il cambiamento e contribuire a contenerne gli impatti. Ah, anche questo è un modo. L'ambiente dove gli equilibri sono gestiti in modo intelligente è l'occasione per un futuro migliore.